Cos'è che sta armando Mone? Questo è un innesto fatto l'anno scorso, guarda qua, vedi qua come ho fatto. Vedi, si vede da qua, si vede che è un innesto, no? Si vede qua, vedi? Penso che si vede, lo so. E guarda, e quest'anno vedi che è verde, questo ancora non è sbocciato, viene da questo lato qua, l'ho provato a tagliare questo pezzettino qua, vedi? Si vede che è verde questo. Questo è il risultato, no? E che roba è questo, lo so? E questa è una pera mela. Una pera mela? Una pera mela, però innestata su un cotogno, hai capito? Pera mela innestata su un cotogno. Ma diciamo, la cosa importante dell'inneste, realmente, qual è? Lo so. E bisogna capire le piante, cosa si può, la linfa di questa pianta, cosa si può innestare sopra. E non tutte le piante si possono innestare qualsiasi cosa che si mette sopra. Ma dimmi un'altra cosa, ma diciamo, io ho visto che c'è un flusso di visite su questi video nel periodo degli innesti. Secondo te, invece, questi video non possono guardare un pochettino tutto l'anno? Devi sapere che noi pubblichiamo sul libro ogni mese tutti i tipi di innesti che si possono fare, sì, sia a spacco, a occhio, a inglese, a scudo. A occhiello, a cugno, ci sono 40 gli innesti. Sì, no, ho capito, lo so, ma che se è un progetto nuovo su panocultura nuova, sì, l'innovazione che vogliamo portare, però sì, perché effettivamente la persona media che va a fare questi tipi di controlli dei video, li fa nel momento in cui... Ma guarda, aspetta un attimo, li fa nel momento in cui effettivamente ci sono sti innesti. Secondo te, una persona con 5 minuti si può imparare a fare un video, no, se non si esercita tutto l'anno? No, ma tu guarda qua, ti faccio vedere qua, guarda. Questa è una pianta di prugna, vedi? Questo è un innesto, vedi? Vedi che è una pianta, guarda qua. Questo è l'innesto, vedi? Questo è un tipo di prugna. Questo è chiamato prugna California. Facci vedere una roba dove è l'innesto. Ecco qua l'innesto, vedi? Infatti qui cosa è fatto? È uscito da una parte l'innesto, un'altra pianta era perché era una... Questa è la taglia d'avo da abbassata, e quindi l'ho fatto facciamo vedere l'innesto, ma che se che avevo potato per caso, lo so. No, lo lascio così, ci mangiamo prima la frutta e dopo lo potiamo, perché questo ma qua lo potiamo, ma mangiamo abbasciato, buono, sì, è sempre pronto. Questo è un innesto che guarda qua, l'esempio, eccolo qua, vedi? Questo sono uno o due tipi di innesto, vedi? Due tipi di innesto. Questo sto facendo un altro tipo di innesto qua sopra, vedi? Ma stammi a sentire, ma la potatura, no? Dopo l'innesto, quanto è importante? E la potatura bisogna farla sempre a luna calante. Perché se si putta a luna calante... E quindi non è la luna piena come l'innesto? No. All'incontrario? No, quando è luna piena, a scendere... Quando tu di notte vedi la luna piena, poi giorno successivo puoi cominciare a putare gli alberi. Se tu la puti a luna calante, vuol dire che la pianta fa 6 frutto e poche foglie. Se tu la fai alla rovescia, esce a 6 foglie e poco frutto. Pertanto molti dicono che non è vero, però io ti posso garantire che è la realtà. Ma quindi ci facciamo vedere anche un nuovo filmato di potatura? Sì, più là facciamo esempio pratico. La potatura la facciamo mo aprile. Aprile sì, tutti invece, i tipi di aranci. E invece quelli di Sony, quelli che abbiamo visto stamattina? Quale? Quelli di stamattina, si può potare già. Quale abbiamo visto stamattina? Quelli arancio là. No, quello si può innestare. Putare no? No, quello non si può. Non si può toccare. Quello è un selvatico, è quello. Col selvatico ora... domani e dopodomani vado là e ci faccio l'innesto e basta, però e ci piazzo uno ci mette un Washington, un altro ci mette un tarocco, ma un altro mette un sanguinello. Ma quindi non lo può, come si dice, non lo può alleggerire? No, ma quella si deve tagliare, tutte quelle che c'è intorno bisogna tagliarle tutto. Ma sul servizio di potatura quando si aveva fatto? L'arancia si puta perché quella si innesta, a putare si puta ora aprile. Quindi a me aspettare ad aprile. Sì, perché l'arancia va putato esclusivamente quando è fiorito. Ma conviene, prima si putta, dopo se l'innesto, prima se l'innesto e poi si putta. No, l'innesto è una cosa, la putatura è un'altra. L'innesto quando tu vuoi cambiare tipo di frutta. Esempio, tu c'hai un mandarino, non ti piace, vuoi mettere un limone. E ci metti il limone. E quello lo puoi fare fino a...
a 20 giorni fa, fra 20 giorni, poi non lo puoi fare più. Ah, poi l'innesto è un'altra cosa, la potatura è un'altra cosa. La potatura vuol dire, un po' ti faccio vedere cosa vuol dire la potatura. Guarda, questo albero qua, questo è un albero di mandarine. Ah, la potatura bisogna togliere queste gemme qua, vedi, che sfruttano la pianta, vedi, quella centrale. La pianta deve respirare. Vedi qua. Ma diciamo, ma che si chiama? È una pianta in sofferenza, sì o no? No, non è in sofferenza. Sai perché? Guarda qua, ma ti faccio vedere una cosa. Andiamo sull'altra pianta che è più fiorita. Andiamo qua, ti faccio vedere. Ma che stai armando che lo cucchi la forbice, lo so. Guarda qua. Questa è una pianta di Washington. È un arancio Ma che che... sta di proprio la pianta? O è Questa... innesto? No, questo è già l'innesto sotto qua. Sotto c'è l'innesto e questo è Washington. Cosa succede? Washington, questo foglio centrale, si devono togliere. Vedi quello che vanno in alto? Perché la pianta deve crescere a ombrello. Quando la pianta cresce a ombrello, è all'interno della pianta, deve respirare, deve passare aria, perché se non passa aria, gli insetti trovano l'habitat proprio adatto che si bloccano. Che possono proliferare. Infatti stanno belle al caldo perché ci sono le foglie. Questa è una pianta di cachi. E quindi, tornando all'atto di piante dell'arancio, no? Diciamo, tu li devi tenere ad ombrello. A ombrello, tutto a ombrello vanno gli aranci, pure l'olive. Tipo quella di bova. Quello vanno fatto tutto a E ombrello. poi ti volevo dire, no, diciamo, sti fatte delle piante, è un ciclo, come si dice, è un ciclo continuo, Sì. non c'è mai una... No, 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 la pianta è come è un come una animale, persona. qualsiasi cosa, sì, bisogna curarla. Diciamo, la pianta, no, per esempio, quello che stai pensando, non altri 6 mesi torna in vegetazione, giusto? Mo tanto Da per sette, dire. aspetta, a settembre torna in vegetazione e poi a gennaio, No, già ora è in vegetazione la no? pianta. No. Io dico, quando ci saranno le nuove arance, i nuovi mandarini, si parte da settembre, penso, Eh sì, no, è già un mese entrante, questo già sta fiorendo. no? Se Quindi, tu guarda bene qua, vedi, sta ma fiorendo sta partendo questo. la fioritura per quando? La prossima cosa? È a fioritura fra 3 mesi e ci sono gli aranci sopra, vedi. Ma questa qua già ci sono gli aranci sopra, vedi. Ci sono. È già parte la fioritura, vedi qua. Ma che zucchine sempre, come si dice, in 4 stagioni? No, questo mica è limone, questo è arancio. Ma i 4 stagioni sono solamente per il No, i limone? 4 stagioni è un limone, ce l'ho là. Quella è una pianta che è sempre in vegetazione, che non fa altro che fa germoglio e fiori, germoglio e fiori del 4 stagioni. Ma se tu innesti una pianta di chisto non è la Esempio stessa cosa. pratico, pure questa qua, vedi? Quale? Ma ti faccio vedere qui dietro. Vieni un po' dietro. Qual è il rosso? Questa qua. Quale? Questo è un limone al caviale, però questo è un limone al caviale Ma è che... selvatico questo? No, 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 questo è caviale, è proprio Caviale, caviale. caviale. E questo qua cosa fa? Stesso che ora si trova nel vaso e non va avanti un granché. Ma è invasato. Questa è la pianta di gelso, vedi? Dimore. Questa qua, ogni anno ti fai i limoni, questa. Però se tu vedi, il limone al caviale, quello rosa, che è questo qua un anno sì, un anno no ti fai i limoni. Non ti fa ogni anno questi qua. È rosa, poi c'ho questo qua che è un caviale verde. Diciamo che questo funziona come la leve, non sì, non no, ma perché la leve non sì, non Ma ce l'ha piena, perché si deve non riprendere la pianta sulla vegetazione. no. Quindi la pianta dell'olivo è molto più complessa di una pianta normale. Però cosa succede? Se tu la pianta da olivo riesci a annaffiarla e a curarla con cimi, con proteine e con l'acqua, ogni anno ti fai l'olivo. Magari un anno in meno. No, no, te le fa ogni anno. Uguale. Ne fa di meno. Ad esempio, quelle che fanno ogni anno non fanno una carica come a quelle che fanno un anno sì e un anno no. Perché tu devi calcolare che la pianta viene sfruttata in proporzione al frutto che caccia. Comunque micidia l'ho fatto che ogni 2 anni la pianta. No, un anno sì e un anno no lo Ogni fa. 2 anni. Però cosa succede? La pianta, quell'anno che non caccia frutta, ne caccia di meno, si alimenta con la linfa, e si rinforza in modo che il prossimo anno fa l'olivo. E quindi una volta che poi va in vegetazione l'olivo, no? Diciamo,
È una cosa che non è continua, tipo 4 stagioni, cioè è una struttura totalmente diversa. Io ho visto ieri sera quella che mi è arrivata, quell'ulivo, non so come si chiama in Puglia, quello là, quello è un ulivo particolare, lo sai. Quello che ti hai detto io. Come si chiama quello là? Non mi ricordo. Volevo. C'è un ulivo particolare, quello là, che io l'ho visto pure sulla mia zona, si trova. Quello non fa assai alto, fa intorno a 2,50 m così, fa bassissimo, fa questo. Questo è un tipo di ulivo particolare che fa, è molto. C'è una linfa particolare che gli insetti non l'attaccano. Com'è? E non lo so, non lo so. Ogni pianta è fatta in un modo. Allora ti dico qual è la pianta, Perché lo so. Aspetta un attimo che si collega. l'ho letto ieri sera e mi ricordavo questo tipo di pianta che è un ulivo piccolo. Allora, ciao Rosario, io sono Mario di Canosa, di Puglia. Ho visto molti video di come fai ogni tipo di innesto, sei forte. A questo proposito, se fosse possibile, ti chiederei un chiarimento. Tra le altre piante di olivo, coratine, A Coratina, sì. ho una pianta di Sant'Agostino. No, Sant'Agostino è una È pera. un'altra No, cosa. è una pera quella. Sant'Agostino è Aspetta, una pera. fatti tutti i trattamenti che servono. Che servono, la cosa strana, anche se si infrasca, che significa che si infrasca? Si infresca vuol dire sì, perché è stata sbagliata la putatura questo. È stata fatta la putatura nel periodo quando la luna cresce, non la mancanza. E perciò la pianta fa 6 foglie e poco frutti. Anche se si infrasca molto bene, Però frutti non ne c'è fa. un però, non mi dà oliva. Ma non ho capito, questa che è una pianta di pera o di oliva? La Sant'Agostino. A Sant'Agostino è una No, pera. sì, ho capito che l'altra, a Canatina. Probabilmente, può darsi pure che è un albero ibrice. L'albero ibrice, quello non, frutto non ne fa. E quindi solamente risolvo con l'innesto e basta. Solo con gli innesti. Lui sa cosa può fare? Può prendere un altro tipo di pianta di quella che fruttifica e la innesta su quella là. È sicura perché una volta che tu l'innesti, il secondo anno fai la frutta. Quindi al secondo anno va. Sì, basta che tu prendi la marsica giusta, dove c'è l'occhio che poi l'anno successivo ci sono i fiori e c'è l'oliva, al 100% che fruttifica. E quindi che si cade su cose che poi o si curano o non. Per esempio, no, chi fa la potatura di mestiere? Ma vedi, Aspetta, lo dammi a so. sentire, Aspetta un attimo, lo so. in tutta Italia, di mestiere, gente che sono diplomate in putatura non esistono. No, aspetta, lascia stare se sono diplomato o meno. Chi lega fanno di mestiere un potatore, no? Ma tu la fai per Sì, esperienza, però lo so, del nonno, del atti bisnonno? alla domanda. Chi lega ne ha potatore di mestiere? Secondo te guardano l'uno, guardano No, non cosa? guardano niente, quello ci interessa guadagnarsi la giornata e basta. E chi li lega poi ci invece mi si pagano e ci scontano la legna, come funziona? Ah, ho capito, queste sono altre persone intelligenti, cosa fanno? Ti fanno la putatura e dice io non mi prendo i soldi, mi prendo la legna. E quando vanno a putare gli ulivi, allora interessa tagliare più legna possibile per guadagnarsi il doppio della giornata. Quindi la potatura è diversa No, poi. sì, è diversa. Quindi non Perché può. non si Allora. attengono a fare oliva, a fare legna. Quindi non è più potatura che là. No, quelle un deprezzano, E un invece albero chi l'amico nostro che è successo? Che poi c'è la pietra e ci ha tagliato di due pedali. ma questo no. Spiega pure sta cosa così la gente magari sa. Guarda, devi sapere che una pianta d'oliva di queste grandi non bisogna mai tagliarla. Già in sé per sé la pianta d'oliva è una pianta sacra, nel senso della parola. E cosa succede? Un amico mio ci ha detto così, ci sono queste olive che sono vecchie, cosa devo fare? Quello sa cosa ha detto? Ha detto tagliamola e ci mette quella nuova. Ha sbagliato, perché a me quando tu metti la pianta nuova per fruttificare ci vogliono anni. Infatti se lui innestava quelle piante di olive vecchie, è già un secondo anno che portava l'olivo. E quanto soldi si è fatti in legna? E lui dice, oh, Si è fatto uno capitale di guarda, ci soldi? sono i fessi, Ma l'intelligente. quindi pure l'agricoltura è una cosa difficile. Certamente, bisogna essere preparati. Diciamo, l'inculatura è semplice, ma si pia. Certamente.
devi sapere, sulla zona mia mettere mais, sai mais, e mettere Però pure, qua non ce n'è mais. e non lo so, la zona mia è piena di mais, e mettere melone assai. Infatti quando uno arriva sul posto, basta si fa una guardata e riesce a stabilire quanta quintale di melone escono, oppure che ti posso dire quanta tonnellata di mais Lo esce. so, stasera questo orbe ci ti ha male. Si esercita lui con la forbice. Purtroppo Quindi l'agricoltura. l'agricoltura è piede sotto piede, ma Ma sotto guarda, piede non c'è da bere devi sapere, niente. io ho visto pure qua come loro preparano il terreno per i pomodori. Devi sapere, qua non sanno neanche dove si prepara i terreni. Per preparare i terreni dei pomodori, prima cosa bisogna riempirlo di etame L'etame d'animale? di animali. Ma di quale? Di solo di mucca, Il cicchè che le dai galline è blu, il no, cicchè è quello di acido. È no, vero? galline, maiali, questo È tutto è acido. acido, sì, è forte questa qua, hai Invece capito? quelle di mucca Quella di perché? mucca è È ottimo, perché mangiano roba, come si dice? eh sì, ma perché paglia, capito? Sono ruminando, Invece mangiano paglia, la gallina mangia l'anima di Dio. mangia tutte pietre, cose, tu. Ma per fare un'altra cosa, di preparare il terreno per i pomodori. Una volta che tu hai il terreno, poi cosa Ma sempre con succede? chilo di mucca, chilo di pomodoro. Sì, ma può farlo pure qua a concime. C'è a concime a polvere. Concime fogliaria, No, è che un è tipo di un'altra cosa. concime, non mi ricordo come si chiama questa a polvere. Si prende la concime a polvere, si preparano i terreni, poi si zappano in modo che questa concime va dentro al terreno. Poi si preparano i solchi come si deve. Poi cosa succede? È quando capita che la pianta sta cominciando a crescere, che esce i primi pomodori, poi si prende nitrato ammonico 18-10, si mette perché quello là serve per lo sviluppo del frutto. Si mette quando si annaffia, nell'acqua oppure nel terreno, si mette questa concime e i pomodori vanno avanti. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa, no? Allora, tutti questi temi che abbiamo trattato, no? Dire che non lo so, diciamo, quando io ti faccio questa domanda provocatoria, no? Ti dico, Rosa, ma che scavo sono tutti? Diciamo, questa è una domanda provocatoria per te, farti capire che non tutti possono saperlo. Aspetta, poi arriva lo scienziato di turno che sa solamente quella cosa specifica e dice che poi tutto il mondo sa perché solamente sa quelle stronzate e quelle cose, giusto? Lo so, ma lui conosce soltanto quel tipo di là e basta. Perché io guarda, io no, i fatti di Solano, devi sapere che c'è un tipo di solarium che sarebbe che si trova in tutta la Calabria, è piena del solarium, e sarebbero quei pomodori Sì, selvatici ma hanno che poi detto diventa sì. nero, quello è pure solarium, però Ascolta. lì solo pomodori puoi mettere, mentre te non la puoi mettere. Ascolta, ma hanno 18enne, 90enne, 96enne, non so queste cose. No, che deve Non sapere? lo sanno mascolo, una ragazzina di 20 anni, lo sa. No, no, non ci interessa Una questo. casalinga di 40 Qualche anni. spinello ci può interessare, basta. Anche una casalinga di 40 anni, lo sa. No, no, ma lo sanno loro se entrano che ci piace, sono appassionato. Una volta che vedono questo filmato e vedono a livello agricoltura, loro ci appassionano perché l'agricoltura è una cosa be bellissima e attrae tutti, bambini, grandi, tutti. Sai cosa vuol dire piantare una pianta tu e mangiare il frutto di quella pianta? È una cosa, è vita. Ci domandiamo se è che è lo solarum. Non lo so, non lo so. Un solarum, che cos'è il solarum? Non lo so. È un frutto, No, è una pianta, papà, quella che è innestata. vabbè. Ha capito? Se come usa dirlo, che la stronzata usano tutti. Quindi che c'è mettere chiuda? Ci vogliamo venire. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma dimmi una cosa, ma se arrivano altri scemoniti che cominciano Ma loro possono arrivare a qualsiasi cosa. Mi contrattano, mo'. io No, ci e poi rispondo. ci sono quelli che magari tu ne ti scappa anche una parola, no? Che Sì, sbaglia, gira, vuote, ma quando hanno un video, secondo te riescono a mo' parlano? ma il problema sai cos'è? Devi sapere che io, non è che a me mi pagano per vedere un video o altre cose.
se loro sono in gamba a fare certe cose, si fanno video, lo mandano pure loro, ma io non è che vado a guardare i video degli altri. Io se guardo i video, io vado a vedere solo esclusivamente gli alberi tropicali. A me piacciono tutti i tipi di alberi, solo io qua ho 25 tipi di alberi tropicali. Perciò a me, io a livello di agricoltura italiana, a me la conosco tutta. Infatti ne ha detto uno che dice che tiene un giardino grandissimo. No, diciamo, è piccolissimo, sono piene di piante, c'è oltre 500-600 piante diverse. Sì. E quanto metri quadri è? E che può essere? Da qua ne sono 450 metri, 500 metri. No, qual è 450 metri? Un 300, no. Ma tu no, guarda, basta guardare da qua, guarda quante ce ne sono, vedi? Sì, ma secondo me quanto piccolo, saranno? Che? 200 metri quadri. Infatti ora... Manca un appartamento, vero? Ma è pure lì dietro tutto. Io quando vedo una pianta e mi interessa, io la devo riuscire a rintracciare dove si trova, la devo comprare, la devo portare qua. Io sono fatto così. Renditi conto. C'è questa qua, vedi? Qual è? C'è questa qua, vedi qua? Questa qua. Questa qua è una pianta tropicale. Che pianta è questa? No, questa è ciliegio cinese. Questa qua. Ma ti alza la domanda, dico, ma cavolo, sono sul ciliegio cinese? No, che devono sapere. Devi sapere il ciliegio cinese. Devi sapere, questa pianta qua è il ciliegio cinese. Sai quanto costa un chilo di questa qua? No. Un chilo di costa dai 30 ai 40 euro al chilo. Senti come si chiama? Ciliegio cinese. È su grande o su piccoli? No, sai come è fatto questo qua, ciliegio cinese? È fatto uguale come il tipo come una fragola. E all'interno della fragola c'è un nocciolo dentro come una nespola. Piccolino. Addirittura. E questo qua costa molto perché questo frutto qua, appena che si raccoglie, che è maturo, durano 2 settimane e poi si guasta. Poi basta. Infatti per tenerla li devono mettere dentro dei frigoriferi. I cinesi impazziscono questa qua e ci sono delle proteine particolari. E infatti se tu vedi i cinesi, arrivano qui a Santo Femmine, arrivano quintale e quintale di questi qua. Ma quante specie di piante ci sono in tutto il mondo? Milioni. Ma tu li conosci tutte? No, è impossibile conoscere tutte. È che lei che ti dicono che conoscono tutte? Guarda, non posso conoscere tutte. No, tu.